Insieme, vai! Ecco, applauso! Inaugurata la nuova struttura del Centro Sportivo Gentili e dell'Oratorio dell'Immacolata all'interno dell'opera Don Orione di Fano, la nuova struttura è stata resa visibile alla città dopo mesi di lavori realizzati nell'area dell'Istituto Religioso Fanese. Si presenta semplice, funzionale ed elegante. Nella parte annessa ai campi sportiva, in erba da 11 e in sintetico da 5, ci sono anche un ambulatorio e dei locali tecnici, mentre lo spazio comunitario si compone di un grande ambiente per attività polivalenti, per un totale di 170 metri quadri. La riqualificazione dell'area ha visto un attento studio progettuale finalizzato a garantire i servizi necessari per le attività svolte al suo interno. Gli spogliatoi sono stati fatti secondo la nuova normativa che c'è per il CONI, però ci sono stati fatti due spogliatoi per due squadre, più gli spogliatoi per gli arbitri, più una zona di pronto soccorso, sempre con munita di bagno. E poi c'è stata quest'altra area che è la zona ludico-ricreativa, dove può essere anche usata anche per altre attività. Questa è una struttura ad alta efficienza energetica, è classe A4. E principalmente è fatto il rivestimento a cappotto, c'è la copertura in legno, abbiamo fatto l'impianto fotovoltaico, l'illuminazione a LED, si è cercato di utilizzare le migliori tecnologie a nostra disposizione, diciamo. Dopo i saluti iniziali del direttore dell'Istituto Sacro Cuore, Monsignor Gentili, Don Rosario Belli, e l'intervento delle autorità, il pomeriggio si è articolato in un gemellaggio tra le diverse scuole dell'opera Don Orione in Italia. Le diverse rappresentanze da Roma, Borgonovo e Piacenza hanno incontrato gli allievi delle scuole di Fano, trascorrendo insieme un pomeriggio organizzato in tornei di calcio, biliardino e tennis da tavolo. Come è nato il progetto? Ma il progetto nasce nel cuore di un grande uomo, un santo, Luigi Orione, che sentiva l'esigenza di educare, di guidare, di condurre i giovani a Dio. E noi figli di Don Orione abbiamo sentito l'esigenza di continuare così il progetto del nostro padre fondatore, prima gettando le basi di questa grande struttura ed oggi inaugurandola. Come direttore mi sento dover proprio esprimere la grande gratitudine nei confronti di un santo, di un padre che ha fatto di Cristo il cuore del mondo, e noi con questa struttura siamo un faro nella città di Fano. Ecco, grazie. E come diceva il nostro fondatore, Ave Maria avanti, Ave Maria sempre e Ave Maria fino al paradiso.